10 anni del premio Targa Architetture Rivelate, il premio alla qualità del progetto e della realizzazione dell'Ordine degli Architetti di Torino. Dal 2004 al 2013 sono stati candidati 350 progetti. Di questi, solo 96 sono stati premiati, 61 in Torino e 35 in provincia, 26 sono di proprietà pubblica e 72 di proprietà privata. La maggior parte dei progetti premiati sono stati realizzati dopo l'anno 2000. L'architettura non è un fatto personale, né dell'architetto che la progetta, né tantomeno del committente che la commissiona. È un fatto pubblico, perché l'architettura è alla vista di tutti e modifica sia il territorio che la città. Pertanto deve essere compresa e deve essere un elemento di qualità aggiunta per gli spazi che noi viviamo. Gli spazi che noi viviamo all'esterno, ma anche all'interno degli edifici, perché l'architettura si costituisce poi anche per edifici che hanno un uso pubblico. Pensiamo a un ospedale, a un ufficio pubblico o privato, a delle residenze collettive o alla residenza stessa che comunque si affaccia sulla strada e quindi è vista e può essere apprezzata dalle persone che passano e quindi dai cittadini. Il premio Architetture Rivelate è quindi certamente un premio che ambisce ad avere una visibilità pubblica, ma c'è anche un aspetto interno alla comunità degli architetti, un riconoscimento al lavoro quotidiano degli architetti stessi. La commissione infatti è scelta fra e composta da architetti che hanno tipologie e età differenti in modo da poter far convivere sensibilità diverse. Quindi il premio è assegnato da architetti ad architetti e lo spirito è appunto quello di far crescere in noi il senso di comunità che è utile anche per migliorare il nostro lavoro. Ma senza dubbio giova a chi viene rivelato come architettura, come architetto. Giova agli architetti, secondo me non particolarmente al singolo progettista, non mi ricordo che nessuno sia mai entrato in studio dicendomi ho visto la sua architettura rivelata. Sicuramente gli studi che lo ricevono come ritorno di immagine per degli sforzi che normalmente si fanno e che sono riconosciuti molto spesso in un ambito circoscritto agli architetti stessi. Però giova agli architetti nella loro visibilità, nella città, nei media, per strada camminando, insomma è qualcosa che promuove l'architettura e tutti noi con essa. Agli architetti che vengono segnalati perché effettivamente hanno un riferimento preciso in relazione a tutto il pubblico che può essere organizzato attraverso la targa. Tutti gli iscritti all'ordine, perché soprattutto in questi ultimi anni è stato un momento di confronto per tutta la nostra categoria. Al progettista che vede riconosciuta la qualità del progetto. La sua trasformazione in uno straordinario quotidiano. I progettisti e in generale a tutti gli attori del processo dell'edificazione, dell'edificare, il processo edilizio. Sull'opera viene posta una particolare attenzione e quindi, come dire, per la sua manutenzione nel futuro. Alla città, perché si mette in condizione la città stessa di essere consapevole della relazione tra i punti di evidenza del movimento moderno, soprattutto, e il tessuto della città e il suo modo di abitare e di costruire. E infatti una delle cose positive del premio è che mette in relazione almeno un pochino il pubblico generale con gli edifici e con la produzione di un'architettura che cerca la qualità. Giova a rivelare a chi lo fruisce la straordinaria qualità dell'ordinaria architettura in cui ciascuno di noi ogni giorno espleta la propria vita quotidiana. Credo in terzo luogo la città e l'ambiente costruito. Alla città ovviamente, perché la città si qualifica per le sue architetture? Innanzitutto ai fruitori della città. I fruitori della città possono imparare a guardare, a conoscere e a riconoscere.
e ovviamente al pubblico stesso, perché può comprendere meglio le architetture che vengono proposte dalle targhe. Giova al committente che potrà vantarsi di vivere in una casa premiata dall'ordine. Guardi, fondamentalmente giova a chi ha poco lavoro. Serve ai ragazzi, perché ragazzi e giovani architetti che seguono l'opera dei maestri, dei colleghi. Lo ritengo particolarmente interessante per i giovani e per quelli un po' meno conosciuti, perché diventa una vetrina e un momento di, insomma, riscontro del proprio lavoro. Avere poco lavoro non è un fatto generazionale solo, è un fatto storico, un fatto di momento. Il premio Architetture Rivelate giova a tutti. A tutti, se serve per aumentare la qualità dell'architettura. È ovvio che giova un po' a tutti, ma in particolare, a mio giudizio, a chi davvero ha bisogno di lavorare e deve soprattutto lavorare. In genere, specie in Italia, l'architetto è una figura secondaria. In genere si cita il progetto, ma raramente l'architetto. Secondo me è un buono stimolo per la curiosità e la conoscenza della città. È affascinante girare per le strade e vedere queste targhe. Secondo me può stimolare molto gli utenti della città e i cittadini in genere. In Francia, ad esempio, gli edifici più importanti hanno sempre una targa con il nome dell'architetto e l'anno di realizzazione. Io estenderei il premio Architetture Rivelate a tutti gli edifici che si costruiscono, perché come i nostri vestiti hanno l'etichetta di chi l'ha fatti e di chi l'ha costruiti, forse anche i nostri fabbricati andrebbero firmati e andrebbe reso evidente chi l'ha fatto e chi l'ha costruito. Perché la scuola, a mio avviso, è uno degli edifici pubblici che deve maggiormente diventare educativo e didattico, e quindi il riconoscimento della qualità dell'architettura di questo edificio può in qualche maniera aiutare un processo di conoscenza e di sviluppo di una sensibilità nei confronti della sostenibilità, della qualità dell'architettura, della cittadinanza attiva che i ragazzi, fruitori principali di questa struttura, devono mettere in campo ogni giorno. Per anni intanto non abbiamo più costruito scuole dagli anni 70, quindi che si ricominci a costruirle e che quella non sia l'unica che era selezionata, selezionabile, è una bella notizia, perché gli edifici pubblici sono difficili da rendere premiabili, perché hanno complessità, vincoli e limiti di bilancio che a volte rendono difficile fare un'architettura. Non è una scusa, dobbiamo provarci e riuscirci, è una bella soddisfazione. Perché le persone oggi passano una buona parte anche del loro tempo, oltre che nei luoghi di lavoro, nei luoghi della residenzialità, anche nei luoghi del consumo. Questi luoghi del consumo, nel caso del progetto di cui parliamo, è un centro commerciale. Un centro commerciale che prova ad essere un centro commerciale su un modello di tipo mediterraneo, aperto verso il paesaggio e il territorio, superando il modello originario, quello concepito da Victor Gruen, di spazio artificiale. Se c'è un'innovazione, come è stato per il premio conferito nel 2007 al Centro Enogastronomico Italy con il recupero dello stabilimento Carpano, ha premiato, secondo me, proprio un format completamente innovativo che miscela il commercio con la ristorazione, con la formazione, con l'entertainment, che quindi è diventato un po' un esempio in cui l'architettura interpreta proprio i valori che l'azienda vuole trasmettere. È importante perché per prima cosa bisogna ricordare che il teatro è sempre stato una rappresentazione civile, no? Che ha da sempre questo, che ha informato dell'intera civiltà nel passato, a partire dai greci in avanti. Un teatro è un contenitore di rappresentazioni d'arte per definizione. E sicuramente la prima di queste non può che essere la sua architettura, che diventa il suo biglietto da visita e, diciamo, la pubblicità di se stesso. Per
perché lo spazio religioso è uno spazio che si differenzia dallo spazio in cui viviamo tutti i giorni, è uno spazio in cui si deve trovare l'unione tra uomo e Dio, e quindi l'architetto che lavora su questo tipo di spazio e deve cercare quell'equilibrio tra il fisico e il metafisico, e la cosa non è semplice. Io ho fatto un cammino di ricerca con l'aiuto di un artista che è il padre Costantino Ruggeri, e la sintesi del pensiero è quella che bisogna andare verso la ricerca della bellezza, quella bellezza che, citando Dostoevskij, salverà il mondo. Lo spazio religioso deve rivelarsi a chi lo fruisce più di ogni altro. Il premio ricevuto nel 2008 per il restauro del castello abbaziale di Sant'Ambrogio riesce a riconoscere ad uno spazio che diversamente sarebbe stato solo un rudere la propria funzione, la nuova funzione dell'accoglienza. Dare un premio a uno studio legale in questo caso sia proprio come rivelare un'architettura altrimenti accessibile soltanto ai clienti o comunque a chi ha ragioni per entrare all'interno di questo studio, per cui è una vera rivelazione, anche se non tutti poi potranno andare a visitare l'edificio. L'edificio su cui abbiamo ricevuto il premio è diventata la sede del nostro studio, e quindi in molte situazioni ci troviamo che il committente che viene da noi ci chiede di applicare al proprio progetto le scelte sia tecnologiche che architettoniche che riscontra all'interno dell'edificio. Perché siccome lo spazio collettivo coinvolge molte persone che vivono anche al suo interno, e la targa suscita in loro la volontà di meglio comprenderlo dal punto di vista delle sue qualità architettoniche, funzionali ed espressive. Non credo esista grossa differenza tra un premio attribuito a uno spazio collettivo rispetto ad altri premi, ad altri edifici. Credo che l'architettura debba sempre esprimere valori di qualità, perché qualsiasi segno inserito sul territorio deve confrontarsi con quel paesaggio, con quel luogo, deve rispettarlo e, se possibile, migliorarlo. È importante, per quanto riguarda la mia esperienza, il percorso di architettura partecipata che ho messo in piedi col committente. Il committente spesso e volentieri non aveva in mente questo tipo di linguaggio, però hanno avuto la capacità di crescere attraverso la conoscenza, quindi attraverso il confronto, attraverso la visione di quello che è la tendenza dell'architettura contemporanea. E quindi di fronte a questo, diciamo, l'architettura partecipata ha fatto sì che il progetto poi si potesse concretizzare in un'architettura. Beh, proprio quello del passaggio da un'autorimessa a uno spazio residenziale, cioè il passaggio di un mondo, che era un mondo tra virgolette neutro di utilizzo, le automobili, a un mondo vivo fatto di persone, di storie, di vita. Ma perché lo spazio pubblico, contrariamente allo spazio privato, è uno spazio che tutti quanti vivono e usano. Anche gli spazi privati sono in parte pubblici, perché le facciate degli edifici privati formano lo spazio pubblico, però lo spazio pubblico è uno spazio pubblico dentro e fuori, e quindi più noi riusciamo a fare della qualità negli spazi pubblici, più la città diventa una città di qualità. Ma sostanzialmente perché lo spazio pubblico è uno spazio di tutti, è fruibile di tutti, quindi secondo me un premio a qualcosa che appartiene alla collettività ha più forza che un premio dato a un edificio privato. Una delle discussioni che ha permeato i ragionamenti fatti da quasi tutte le commissioni che si sono succedute in questi anni era il rapporto fra l'architettura degli ultimi 20 e 30 anni e le architetture che fanno parte della prima metà del Novecento all'incirca. Se ammettere tutte e due queste categorie al premio o se lasciarne da parte alcune. Il risultato è vario e
a dipeso dalla sensibilità delle commissioni stesse. Ma a questo punto ci si chiede se non sia l'ora di separare effettivamente questi due aspetti, concentrandosi con architetture rivelate sulle architetture più recenti e avviare una nuova iniziativa sulle architetture che invece appartengono a un passato pur recente. Considerando il fatto che molto spesso queste architetture deperiscono perché hanno perso la loro funzione, non ne hanno trovata una nuova, le proprietà non sono in grado di mantenerle nel loro stato di manutenzione adeguato e si rischia di perdere dei valori che fanno parte comunque della storia recente dell'architettura. Su questo argomento si gioca il futuro del premio Architetture Rivelate e un possibile nuovo filone di ragionamento che potrebbe essere separato da questa esperienza ormai decennale. Esiste un intervento, sono tre edifici in via Marco Polo a Torino, costruito, progettato da Pietro Fenoglio all'inizio del Novecento, che a mio giudizio varrebbe proprio la pena di essere citato e premiato. Ma ce ne sono tantissimi, io partirei dagli edifici romani ad arrivare a quelli del Medioevo che si sono ancora conservati, arrivare all'epoca barocca e poi ancora più avanti. Questo premio lo darei a un edificio del passato che si trova in via Colli 24, è un edificio progettato da Sergio Utter, che è un architetto che secondo me ha avuto meno riscontro di quanto non meritasse la sua attività progettuale e professionale. Ma sicuramente in Torino ci sono molti interventi di sopraelevazione ed ampliamento che sono stati fatti nel 1960 e che sono ancora molto attuali, e uno di questi sicuramente potrebbe essere nuovamente premiato. E la scuola materna comunale Emilia, all'angolo tra via Antonio Cecchi e Corso Emilia, che è stata progettata nell'81 da Pietro De Rossi e Giorgio Ceretti. È un edificio dedicato ai bambini dove lo spazio, che è uno spazio fluido, è pensato in relazione ai momenti della vita educativa e formativa dei bambini. Un edificio ludico e formativo allo stesso tempo. Ma pensando adesso ad edifici del passato, credo che siano interessanti degli edifici non edifici che Torino ha costruito, come i sistemi ad esempio delle dighe alpine che la città di Torino fece negli anni 30, perché ci fanno pensare che la dimensione di Torino è completamente diversa da quella in cui siamo abituati a vederla ristretta nei confini comunali quando presentiamo il permesso di costruire. È una Torino molto più grande quella che c'era in quell'architettura. Se il passato è un tempo che non ritornerà più, allora vorrei attribuire il premio ad Atrium, in quanto credo che sia stato l'inizio di una serie di trasformazioni molto importanti per la nostra città. Ed inoltre, in un tempo così difficile come quello che stiamo vivendo, forse sarebbe stato necessario promuovere, attribuendo una nuova funzione, anziché rimuovere. Ma come torinese mi piace molto lo spazio dei Giardini Cavour, perché è uno spazio che connette, accoglie, ha un'atmosfera magica e molto emozionante. In questo momento al Palazzo del Lavoro di Nervi, visto il grosso dibattito che sta emergendo, anche se non è detto che il conseguimento di una targa possa evitare l'abbattimento dell'opera, vediamo ad esempio lo stadio. Io lo conferirei molto volentieri a un edificio che è stato al centro di un dibattito relativamente al suo riuso o addirittura la sua trasformazione. È il Palazzo del Lavoro a Italia 61. Ecco, allora io innanzitutto vorrei premiare e riconoscere il suo grande valore architettonico e la sua genialità costruttiva. A una delle due opere, o anche tutte le due opere di Oscar Niemeyer, che sono in Piemonte, La Fata e la Stamperia Burgo. Al Teatro Regio di Torino, di Carlo Mollino, per la sua anticonvenzionalità nello sviluppo del tema progettuale per l'epoca in cui è stata progettata. Secondo me c'è un edificio veramente interessante all'angolo tra Corso Massimo e Corso Vittorio, ed è un edificio di casalegno degli anni 50, è una casa di abitazione. Mi stupisco che non l'abbiano ancora premiato, perché credo che sia un edificio
che ha caratteristiche architettoniche assolutamente contemporanee e senza tempo, perché poi potrebbe essere tranquillamente stato realizzato oggi. Mi piacerebbe molto inserire l'edificio del Senato fatto da Giorgio De Ferrari e del suo studio, che rappresenta un particolare modalità di inserire degli oggetti all'interno del tessuto storico molto complesso. Sicuramente l'edificio per residenze di Corso Taranto 80, che è un edificio estremamente interessante, non esattamente bello, che pochissimi torinesi conoscono, e anche passandoci davanti non sembra quasi un edificio residenziale, un edificio costruito alla fine degli anni 70 da Piero Barucci, di interesse assoluto e molto diverso dagli edifici presenti in città. Ma penso a un edificio progettato da Rosenthal negli anni 50, all'interno del quale io anni fa ho ristrutturato un appartamento. Si trova in via Colombo 24, è un edificio razionalista, molto ben progettato e molto ben eseguito. Secondo me non posso esprimermi in nessun modo, perché fino a che l'architettura non è costruita non è possibile valutarne la sua qualità e la sua organizzazione nel confronto della qualità dell'ambiente. Darei il premio al primo che riesce a risolvere l'equazione tra abitare in città, abitare in campagna, abitare a basso costo, abitare sostenibile ad alte prestazioni, costruendo in fretta. Forse gli edifici del futuro, farei riferimento ai nuovi interventi che si stanno facendo della nuova città che si sta costruendo, le stazioni, i nuovi fabbricati che stanno segnando il futuro della città. Comincerei da quelli. Ma sicuramente tenderei a premiare un edificio o una realizzazione urbanistica all'esterno dell'area torinese, proprio per far conoscere di più anche il territorio esterno a Torino. Questa è una risposta che probabilmente sarà un po' naif, perché mi piacerebbe che si assegnasse un edificio sempre più bello, nel senso che gli edifici di Torino attualmente hanno una qualità media, diciamo accettabile, che però non è spesso competitiva con la qualità di edifici prodotti altrove, e questo secondo noi è perché manca un dibattito serio sull'architettura a Torino, e quindi in modo un po' ingenuo ci auguriamo che questo dibattito, magari anche tramite l'ordine e il premio, possa venire stimolato per produrre davvero architettura di qualità. Un edificio pensato per le emergenze abitative che in questo momento stanno scoppiando, messo in relazione alla qualità della città di Torino. È importante, ritengo, su tutto dare una casa che in questo momento la sta perdendo, ed è un dovere che ritengo noi architetti dobbiamo assolvere. Io penso che si debbano dare ad alcuni edifici che verranno costruiti nei prossimi anni a Torino attraverso i concorsi. Mi piacerebbe vedere un premio dato a una struttura sanitaria, ma soprattutto allo spazio che può accogliere con qualità, trasmettendo valori di bellezza che un'architettura può trasmettere a chi soffre e chi deve essere accolto per le cure mediche. Mi piacerebbe poter premiare un esempio intelligente o di riuso del patrimonio edilizio o una brillante sostituzione edilizia. Non è un tema nuovo, ma credo che non sia ancora il tempo di abbandonarlo. La nuova scuola materna di Carignano, una scuola che non è ancora stata realizzata, ma sarà a misura di bambino, in classe A+, e completamente realizzata in legno. Ritengo che la stazione di Porta Susa, progettata da AREP, sia un edificio di particolare complessità, interesse e di un perfetto collocamento sul contesto. Sono molti gli edifici che sono oggetto di attenzione. Io ricordo, senza voler apparire autoreferenziale, ricordo la stazione di Torino di Porta Susa, che indubbiamente è un oggetto che ha modificato l'assetto generale della città in quel particolare punto. Recentemente sono stata molto ben impressionata dal progetto vincitore della nuova stazione internazionale di Susa, di Kengo Kuma. E ho speranza che in futuro questa targa possa essere attribuita a questo edificio, se la sua realizzazione confermerà le attese progettuali
e mi auguro che questo possa costituire la straordinarietà quotidiana dell'ordinaria vita dei suoi abitanti. Vorrei rispondere con una frase, con una domanda polemica. Ci abbiamo ancora un futuro noi architetti? Spero i progetti che sto realizzando e spero tutti gli edifici che progetterò in futuro e spero siano tanti. Beh, su questo la risposta è banale. È il mio prossimo progetto.